Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi vi rispondo a una domanda che mi avete fatto veramente in tanti. Ma sto hard fork di Ethereum di cui tanto si parla, o meglio di cui poco si parla, però voi che siete curiosi l'avete scoperto. Che cos'è esattamente? Che migliorie comporta la blockchain Ethereum? La renderà più scalabile? La renderà più efficiente? Che impatto avrà sul prezzo, se ne avrà qualcuno? E soprattutto, sdoppierà effettivamente le blockchain? L'upgrade, il fork, avverrà tra molto poco, tra un mesetto circa, un mesetto e mezzo massimo, meno, quella è la data prevista, a meno di ulteriori rimandi, come già è accaduto, e quindi oggi vi spiego un po' tutto quello che mi avete chiesto, tutto ciò che c'è da sapere per la gestione, ecco, di questo hard fork, quindi per conoscerlo dove tenere le proprie coin e cosa aspettarsi dopo e quali sono chiaramente gli step successivi dello sviluppo, perché Ethereum non è assolutamente morto, ve lo ripeto spesso. Se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like a questo video per supportarmi, per mostrarmi gratitudine e incentivarmi soprattutto a continuare a produrre contenuti di qualità. Iscrivetevi, mi raccomando, al canale, cliccate sulla campanellina, così siete sempre sul pezzo e siete i primi a vedere i miei video perché vi arrivano le notifiche. Infine, seguitemi sugli altri canali social, trovate tutti i link in descrizione, tutto gratuito, tanta informazione per voi. Detto questo, basta con le chiacchiere, andiamo a vedere questo famigerato hard fork chiamato Istanbul. Istanbul è il nome in codice del prossimo hard fork che avverrà su Ethereum. La data di questo hard fork prevista è metà fine ottobre, come vedremo tra poco, c'è scritto qua sulla repository di GitHub, e in realtà questa data è stata posticipata un po' di volte, quindi non me la sento di dire che sarà sicuramente quel giorno lì. Per adesso rimane una data prevista. Come saprete, immagino, se seguite un po' le news del mondo cripto e di Ethereum, era prevista per il mese di settembre inizialmente, poi per alcuni inconvenienti, diciamo così, alcune nuove scoperte di possibili incompatibilità, nonché della necessità di prolungare leggermente la permanenza sulla testnet, hanno deciso di posticiparla un po' e quindi appunto siamo arrivati a questa data. Sinceramente io apprezzo di più un approccio di questo tipo, quindi più conservativo, con rischio magari di far brutta figura, appunto perché si posticipa più volte la data di uscita, se ne dice una che poi non è mai quella, però nello sviluppo spesso e volentieri è così, e insomma chi ci lavora sicuramente lo sa. Pertanto almeno si evita, ecco, di fare un aggiornamento e poi trovare in seguito dei bug solo per riuscire a stare nei tempi, affrettare le cose, e poi appunto dopo è molto più grave perché una volta che è già in produzione può diventare davvero difficile gestire dei potenziali bug. Qua stiamo parlando comunque di blockchain che hanno l'onere di gestire il valore, e quindi un bug può essere veramente una cosa mortale per il sistema stesso, veramente dannosa, e quindi apprezzo di più un approccio di questo tipo piuttosto che l'affrettare, trovare il bug dopo, come è successo insomma su altre blockchain. Detto questo, come vi dicevo, la data che vedete qua sotto è mercoledì 16 ottobre 2019, projected date, quindi è una data ancora in beta anche lei, nel senso è una data prevista ma non sicura, perché l'upgrade sulla testnet è stato posticipato, come vi dicevo, ad inizio settembre, quindi è necessario un po' di rodaggio sulla testnet, e a meno di nuovi problemi rilevati l'upgrade poi avverrà circa un mese dopo l'avvento appunto dell'upgrade stesso sulla testnet, avverrà in mainnet. Istanbul in realtà è diviso in due parti. Una parte che è quella che appunto avverrà a ottobre, che introduce 6 EIPs, che sono Ethereum Improvement Proposal, quindi 6 aggiornamenti, e sarà una seconda parte che ancora non ha una data, insomma avverrà mesi dopo, che introdurrà altri EIPs che sono definiti tentatively accepted, quindi accettati ma ancora in parte, bisogna ancora fare degli audit, ancora andare a verificare alcune cose insomma, e pertanto verranno implementati in una seconda istanza di Istanbul che in realtà verrà chiamata Berlin e avverrà più avanti, non si ha ancora nessun tipo di data. Tra poco esaminiamo tutti questi EIPs e che cosa fanno, quindi che cosa cambia sulla blockchain dal punto di vista dello sviluppo e non solo, però prima voglio rispondere alla domanda più frequente che mi è arrivata, perché insomma questo video, sapete, l'ho fatto perché ho visto molti di voi curiosi su Ethereum, sullo sviluppo di Ethereum, è da un po' che non ne parlavamo.
siamo, e quindi è giusto fare un piccolo aggiornamento, soprattutto adesso che il mercato sta dando qualche spunto interessante su Ethereum stesso, anche se ovviamente è presto per parlare. In ogni caso, vi dicevo che la domanda più arrivata è: ma quindi si sdoppieranno le blockchain? Ci sarà un fork che darà vita a due blockchain Ethereum con due diversi livelli di aggiornamento, diciamo così, con come si può dire, come Ethereum ed Ethereum Classic? Ecco, allora bisogna capire innanzitutto il senso di questi hard forks. Ethereum sta forcando per aggiornare il suo protocollo, un network upgrade viene definito, proprio perché si cerca di creare una versione sempre più efficiente, sempre migliore della blockchain Ethereum, dell'Ethereum Virtual Machine e di tutto l'ecosistema che ci gira intorno. Pertanto questi fork solitamente sono abbastanza unanimi, nel senso che non si creano due fazioni contrarie, una che vuole rimanere col vecchio, insomma, con i vecchi algoritmi, il vecchio codice, e una che invece accetta l'aggiornamento, perché è quello che comporta la creazione di due chain, come si dice, avversarie, rivali, perché alla fine quando si ha un fork che comporta la sussistenza di due blockchain parallele con diverse regole, è perché c'è rivalità tra le blockchain e quindi tra le community che ci stanno dietro. Perché ricordiamoci che una blockchain non è che rimane in piedi così, c'è un costo pazzesco per tenerla in piedi, perché servono i miners, chiaramente, che continuino a creare blocchi. Serve che quei blocchi siano riempiti di transazioni, quindi che la blockchain venga utilizzata, altrimenti perde senso di esistere, perde di valore il suo token, la sua coin, e pertanto l'altra cosa che serve è un mercato per la coin stessa, perché se non c'è mercato non c'è valore. Quindi in valore poi allontana i miners, che non sono più interessati perché non hanno più l'incentivo economico a minare su quella blockchain lì, e pertanto c'è una community che viene a mancare. Questo avviene o quando ci sono due fazioni molto potenti politicamente, ovvero come influenza sulla community, nonché economicamente, come ad esempio è avvenuto su Bitcoin Cash SV e Bitcoin Cash ABC recentemente, cioè mica tanto recentemente, ma l'ultimo fork, insomma, di Bitcoin Cash, ma anche Bitcoin e Bitcoin Cash, insomma ci sono sempre delle personalità molto forti che riescono ad attrarre un mercato, una community e tanti soldi, spesso perché insomma li hanno loro. Questo non è il caso perché non ci sono interessi politici di nessun tipo, non ci sono interessi economici particolari, c'è solo l'interesse di cercare di migliorare sotto vari aspetti la blockchain Ethereum. Di conseguenza quello che io mi aspetto è che ci sia un'unica chain alla fine che verrà accettata da tutti, nessuno vorrà tenere in piedi la chain rivale così come adesso o con modifiche diverse. Pertanto lasciamo pur perdere l'idea che ci sia lo sdoppiamento delle coin, le coin gratis, cose di questo tipo, insomma se vi trovate qualcuno che vi propina cose del genere probabilmente vi vuole scammare, quindi fate attenzione, non date le vostre chiavi private a nessuno, ecco, occhio agli scammer, che quando ci sono i forks gli scammer sono sempre dietro l'angolo. I forks che raddoppiavano le coin sono una cosa molto 2017, non credo, sono passate di moda, ecco, ora come ora, era il periodo appunto di Bitcoin Cash. Gli aggiornamenti che avverranno sono interessanti, tra poco ne parliamo, però l'ultima cosa, sempre inerente a questo discorso, per essere tranquilli che le vostre coin appunto verranno migrate sulla nuova chain, quindi che non perderete i vostri fondi fondamentalmente, o li tenete sui vostri wallet di cui disponete delle chiavi private, che è sempre la scelta migliore, quindi Ledger, Trezor, Exodus, piuttosto che MyEther Wallet, MetaMask, chi più ne ha più ne mette. Oppure se li volete tenere su un exchange, assicuratevi che quell'exchange vi consenta poi appunto di movimentare gli ether della chain aggiornata. Non vedo il motivo per cui non dovrebbe farlo, ma la sicurezza, ecco, non è mai troppa. Veniamo adesso agli EIPs. Quali sono questi miglioramenti che vengono fatti e che scopo hanno? Allora, qua su GitHub li vedete scritti in un linguaggio abbastanza di basso livello, quindi ho trovato questo sito che si chiama eth.wiki, dove ve li spiega un po' più ad alto livello, ovvero vi fa capire, anche se non siete sviluppatori, un po' che miglioramenti apportano alla blockchain. Fondamentalmente sono tre i miglioramenti, gli aspetti che vengono migliorati. Il primo è una cost efficiency, quindi si ribilancia un po' il costo del gas per diverse funzioni e diversi utilizzi, per appunto funzioni e storage, quindi per l'utilizzo di dati, ecco, di memoria.
viene ottimizzata secondo diversi criteri che ovviamente non so bene neanch'io, né vi sto a spiegare né ci provo. Quindi la prima cosa è quella per andare verso un discorso di miglior di alleggerimento nell'utilizzo della rete Ethereum per le dApps, per le transazioni e quant'altro, e quindi per abbassare un po' il costo del suo utilizzo, detto veramente in parole povere. Questo non fa grossi passi avanti verso la scalabilità, che è il problema principale di Ethereum adesso, è vero, però lì insomma c'è tutto un piano più a lungo termine che poi magari accenniamo. Seconda cosa, l'integrazione con Zcash, che in realtà su Ethereum, sulla rete Ethereum, le transazioni ZK Snarks erano già state abilitate precedentemente, questo appunto per migliorare la privacy delle transazioni stesse. In questo caso, grazie alla possibilità di verificare il proof of work Equihash dentro a uno smart contract Ethereum, che è quello appunto di Zcash, è possibile riuscire ad avere un'integrazione di livello superiore con addirittura gli Atomic Swaps. Le ZK Snarks poi sono state anche ottimizzate dal punto sempre di vista del costo, e di nuovo l'IP 2028 aggiunge un'ulteriore ottimizzazione soprattutto per le applicazioni Layer 2, quindi degli strati ulteriori non on-chain ma appunto costruiti sopra, diciamo così, passatemi il termine, e ottimizza il costo anche di quell'operazione lì. Riguardo al Layer 2 è stato anche introdotto un altro IIP, che è il 1344, che ottimizza anche questo l'utilizzo di applicazioni di secondo livello come gli State Channels e Plasma per l'appunto, e permette, cioè aiuta, e soprattutto è utile nel caso di forks, a tracciare la chain corretta in un modo appunto più efficiente, nel caso in cui, cioè, aggiungi un identificativo, ecco, della chain che ti permette di tracciarla da un altro layer superiore. Ok, basta, finiamola qui per non andare troppo nel tecnico. Quindi questi sono gli aggiornamenti che avverranno in Istanbul. Interessante dire, visto che abbiamo parlato di scalabilità, e sapete che la scalabilità di Ethereum avrà teoricamente la risoluzione, o meglio si inizierà a migliorare la situazione con l'implementazione del famoso Ethereum 2.0, quell'upgrade chiamato Serenity, che è previsto per una data da destinarsi ancora. Tuttavia, se andiamo a vedere gli EIPs previsti invece per Berlin, che li avevo visti anche qua sotto, eccoli qua, i quali tentatively accepted, quelli che avevamo visto anche qua sotto, insomma per la fase 2 di Istanbul, cioè Berlin, ne vediamo uno particolarmente interessante a tal proposito, ovvero l'IIP 1057, che introduce il meccanismo di consenso, l'algoritmo di consenso PROG-POW, ovvero Programmatic Proof of Work. Questo vuole essere un po' una transizione dal Proof of Work, un passo avanti per la decentralizzazione. Ovviamente non si può passare da proof of work a proof of stake dal giorno alla notte, ma sarà un procedimento che avviene a steps. Questo è un primo step, diciamo così, e cerca di eliminare la stragrande influenza che gli ASICs, i chip ASIC, hanno attualmente sulla rete, che la centralizzano parecchio. Questo algoritmo nuovo cerca di dare una maggiore efficienza al mining tramite GPU, e pertanto rimettendo in gioco anche un po' i piccoli players, perché chiaramente il mining con ASIC è riservato quasi alle aziende, ai business, perché ovviamente ha dei costi di un certo tipo e anche mantenerlo non è facile. Invece il mining via GPU è più destinato all'utente finale, se vogliamo. Chiaramente anche lì poi c'è tutto un discorso da fare sul costo, sui mining rig di GPU, eccetera eccetera, però non c'è paragone ovviamente rispetto agli ASICs e ai farm che si possono fare con gli ASIC stessi. Quindi è un piccolo step verso la decentralizzazione, che comunque è l'obiettivo finale assieme alla scalabilità di Ethereum, che attualmente invece rimane intrappolato nel suo trilemma, che non riesce ad ottenere contemporaneamente sicurezza, decentralizzazione e scalabilità. Nonostante questo, è comunque il network di dApps nel quale io credo di più in assoluto, perché rimane per me il golden standard in tal proposito, come qualità delle persone che ci lavorano dietro, nonché delle dApps costruite su di esso. Pertanto continuerò a seguirlo con estremo interesse e credo tantissimo in un suo futuro nel lungo termine, anche se adesso sta attraversando un periodo un po' difficile, perché la sua blockchain è satura, tutti
problemi che ha li conosciamo, ma sono sicuro che è solo un periodo difficile che anche Bitcoin ha avuto, insomma, anni e anni fa, il periodo di sfiducia, che poi però se il lavoro continua con la stessa qualità con cui ha sempre fatto, sono sicuro che verrà superato alla grande. Voi che ne pensate di Ethereum? Lo seguite? Come vi sembra il suo sviluppo? Ci credete ancora nel network Ethereum? Ditemi la vostra nei commenti che ne discutiamo. Vi faccio un caro saluto e alla prossima!